soggetti, 3-4 soggetti che arrivano alla stipula della convenzione. All'interno della convenzione poi dobbiamo individuare quali sono, come l'abbiamo sempre fatto, chi deve fare cosa. Allora, cosa deve fare Campagna Ambiente e Servizi? Deve fare l'intervento di classificazione, selezione, impostare il cantiere, predisporre la selezione di tutti i rifiuti e poi fare l'intervento successivo di riqualificazione dell'area. Cosa deve fare l'altro soggetto che si fa carico dell'onere di smaltimento? Lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. Allora, io qui vi chiedo, voi avete un percorso avviato che è quello dell'ordinanza in danno e avete anche un giudizio pendente che in questa fase vi dà ragione, quindi voi potete procedere sulla base di questo eventualmente in danno nei confronti dei soggetti che avete individuato.